Selina è ancora intrappolata all'orfanotrofio. Enigma è in programma qualcosa per entrambi. Ogni Enigma è al posto giusto, il mio piano è già in atto. Dimentica tutti quegli sbruffoni. Ricorda chi è la tua vera Nemesi. Bentornato all'Enigmatorium! Non temere, non ho fatto nulla alla tua amica. Ma prima che io te la lasci vedere, comunque risolvi questo. A che tipo di domanda puoi rispondere soltanto se rifletti? Buona fortuna! No, Cavaliere Oscuro, no. Stai sbagliando di grosso. Ti sei guadagnato il diritto di vedere la tua amica. Sarà sorpresa quanto me di vedere che sei arrivato fino a qua. Ah, bene, sei tornato. Eddie ha voluto aspettare il tuo arrivo per rivelare il gioco da squilibrati che ti attende dietro la porta. Ti porterò via da qui. Scusami, ho un tono scontroso. Probabilmente per via della magnifica collana che Eddie ha scelto per me. L'hai vista? È una bomba! Spero proprio che voi due andiate d'accordo, perché dovrete collaborare se volete la chiave nascosta qui. Ma guarda che roba, cos'è? Un tema consigliato dal Feng Shui per serial killer? Ah, grandioso, un'altra trappola, come se non bastasse il collare. Ah, Batman, Catwoman, nessuno di voi due riuscirà a uscire di qui senza l'aiuto dell'altro. Degli altri amici caserecci di Eddie. Le tue provocazioni non mi toccano, gattina. Io non ho nessun amico. Non avrete la soluzione finché non vedrete le cose ciascuno dal punto di vista dell'altro. Non riuscirete mai a uscire da qui senza imparare a comunicare. Beh, almeno
almeno sappiamo una cosa. Non sei stupido come la tua amica. Congratulazioni, Batman. Catwoman, sei rimasta indietro. Va a finire che facciamo mattina, vero? È stato divertente. Almeno ho colpito qualcosa. Come vanno le cose? Sto bene. Non preoccuparti. Devi solo aiutarmi a disattivare questa cosa. Non festeggerei ancora fossi in voi. Cavaliere Oscuro, la mia prossima sfida è sotto all'Elliot Memorial Hospital. L'ideale per quando sverrete sfiancati dallo sforzo mentale. Dallo sforzo mentale. Non hai ancora chiesto scusa. Per cosa? Per come mi ha trattata Eddie, come se fossi una tua aiutante. Metà dei ladri di Gotham ora crede che ti faccia le soffiate. Infatti. Certo, se ho qualcosa da guadagnarci, ma ora credono che lo faccia per principio. Scusa se ti ho sminuito agli occhi dei criminali. Ehi, ho mai fatto male a qualcuno? Non sono cattiva, Batman. Sono solo freelance. Scegli da che parte stare, Selina. La tua parte paga troppo poco. La prossima prova dell'enigmista è a Bristol. Sta perdendo, Alfred, perciò è pericoloso. Che la vera sfida sia resistere ai suoi incessanti commenti tronfi e autocelebrativi? Batman, le nuove prove sono pronte e non vedo l'ora di tornare a giocare a quella specie di roulette russa. Batman. Spero che tu lo capisca. Se lo avessi voluto, avresti fallito prima di poter anche solo intuire il primo ostacolo. Ma no. Ti ho lasciato modo di apprezzare appieno la mia genialità, capisci? Volevo assaggiarsi in toto la mia superiorità. Ma ora, beh, non ti renderò più le cose facili. Detective, ma mi raccomando, non sentirti schiacciato dalle sue particolarità. Allora, vogliamo cominciare?
Cavaliere Oscuro. Non stai perdendo la tua ultima flebile presa sulla realtà. Sei entrato in un mondo tutto nuovo, di mia creazione. Cosa accade quando una forza inarrestabile si scontra con un idiota irriducibile? Questi li controllo io. Quel soffitto ha una pressione di 300 watt al morto quadro, detective. Unità di misura inventata su misura. E non voglio affatto che questo spasso finisca così presto. La prossima chiave ti aspetta. Non posso andare. Devo aiutare Selina a scegliere la chiave giusta. Di Batman, temo che ne avrai davvero bisogno. Ed eccoci qua. Congratulazioni, Catwoman! Hai dimostrato di saper seguire delle semplici indicazioni. Cavaliere Oscuro, che il tuo disperato cincischiare supera le mie pur non altissime aspettative. Sono molto colpito. Mi sento come un naturalista che vede uno scimpanzé usare un attrezzo per la prima volta. Sapevi, detective, che gli scimpanzé più intelligenti sanno perfino eseguire semplici comandi? Giuro. Allora proviamoci su. Per la prossima prova vai al casino di Gotham e ti darò una banana.